Eccoci qua, buongiorno, ben trovati nel nostro spazio del Cucinando con MD. Anche oggi torna a trovarci chef Ferdinando Napolitano. Buongiorno, buongiorno chef. A voi, buongiorno a te. Come hai trascorso questa giornata, questa mattinata? Che cosa hai fatto? Bene. Abbastanza bene? Tu? Tutto bene, io sono qua al lavoro, sto lavorando. Ecco, adesso ti sto aspettando perché non vedo l'ora di preparare e di dire al nostro pubblico quale ricetta ci preparerai quest'oggi, come ci delizierai e come ci sorprenderai oggi, chef Ferdi. Oggi facciamo una ricetta molto semplice e perfetta per queste giornate fredde. Facciamo una bellissima vellutata di zucca. La zucca, ci piace la zucca perché la zucca ha quel sapore dolce, specialmente quando appunto è buona, e quella versatilità, nel senso che la zucca effettivamente può essere adoperata in tanti modi. Quella certo. Scelta da te quest'oggi, che modo presenta? In questo caso la zucca diventa l'ingrediente principale del piatto, perché non l'aggiungiamo, diciamo, a paste o a secondi come accompagnamento. Protagonista assoluta. È la protagonista assoluta, esattamente. Una vellutata di zucca. Una vellutata Però di zucca. Però io vedo anche delle fette di pane buone. Certo. L'orario è quello per cui si ha tanta fame. Andremo ad aggiungere un po' di croccantezza al nostro piatto. Cosa Bene. Abbiamo fatto inizialmente? Abbiamo cotto la zucca nel forno con la buccia. Ci abbiamo adagiato un po' di rosmarino, di timo, qualche odore a preferenza, chiusa nella carta argentata, e l'abbiamo fatta cuocere a 160 gradi per 20 minuti. Quindi prendiamo la zucca per intero quasi? Esatto, con la buccia, diciamo, solitamente o compriamo le fette già tagliate oppure la tagliamo a fette anche abbastanza Così grandi. Com'è? Direttamente in forno carta, con i sapori? Carta argentata, sapori sopra, si chiude nella carta argentata e si mette in forno. Quanto tempo abbiamo detto? 160 gradi, una ventina di minuti. 160 gradi, una ventina di minuti. Ovviamente il tempo cambierà in base alla grandezza delle fette che più andrete grande, a tagliare. Più grande, più necessita maggior esatto. tempo. Dopodiché estraiamo. Una volta cotta, che facciamo? La spolpiamo, quindi semplicemente la tiriamo fuori, la tiriamo da vicino la buccia. Come si fa a tagliare la buccia proprio, chef? Una volta che è cotta si toglie facilmente? Non ci vuole niente, okay. Sì, molto facilmente. Non è come quando è cruda che c'è bisogno di tagliare. Che ci vuole, è l'unico handicap per decidere di cucinare pasta e zucca, effettivamente. Noi perciò la facciamo così, rendiamo più facile anche a casa. Una volta ovviamente cotta, cosa andiamo a fare? La andiamo a frullare. Ci manca l'ultimo passaggio, che è quella là di andarla a passare. Mm-hmm. Quindi andremo. Quindi dopo averlo frullato è necessario anche filtrarla. Certo. Perché, chef, questa cosa? Comunque se la andiamo a filtrare, andiamo a togliere tutte quelle, diciamo, chiamiamole impurità, e andiamo anche a dargli una consistenza più cremosa, no? Sì, quindi noi l'abbiamo frullata, possiamo utilizzare i bimbi, chiedo, oppure il bimbi, mixer, qualsiasi frullatore immersione, quello che abbiamo a casa. Non quindi è un frullatore immersione, un mixer, o bimbi va bene comunque, l'importante è che il risultato sia quello che state vedendo, e comunque al di là degli utensili che utilizzeremo è necessario questo passaggio, è consigliabile. È consigliabile. È buona lo stesso, però se si fa... abbiamo un risultato migliore. Ci avviciniamo un po' a quello che ci insegna chef Ferdi Napolitano, voglio dire, no? Noi sei qui per questo, chef, appunto per regalarci tutti i tuoi suggerimenti, per la generosità dei suggerimenti che elargisci attraverso Mattina Live al nostro pubblico. Un pizzico di sale che aggiungiamo solamente in questo momento, come stiamo facendo. Sì. Non lo aggiungiamo in cottura, altrimenti il sale ci va a tirare fuori tutta l'acqua dalla zucca, quindi... Dopo avremo una vellutata un po' troppo liquida, un po' di pepe se piace. Ma in questo caso, in questa preparazione o in linea generale, chef? Diciamo che in generale il sale, sempre quando viene aggiunto ai vegetali, ha la caratteristica di fargli perdere sale, no? Quindi dipende ovviamente dalla preparazione anche che andiamo a fare. Qui abbiamo pronta la nostra vellutata. È un aperitivo, come possiamo definirlo questo piatto, chef? Un preparatorio alla cena? Ma diciamo la vellutata può essere un antipasto, come può essere anche un piatto unico, ovviamente. Perché alla vellutata poi uno può aggiungere un po' quello che gli piace, no? Certo. Andiamo a riscaldare un po' d'olio in padella. Tra l'altro la zucca effettivamente, al di là delle molteplicità e la versatilità che presenta nei modi di preparazione, comunque si accompagna ad un qualsiasi tipo di contorno, se vogliamo. Sì, sicuramente. Poi è versatile, possiamo fare tantissime preparazioni con la zucca. Andiamo a tagliare il nostro pane.
Quindi adesso prendiamo invece il pane raffermo. Nel caso fossimo un po' più pigri, chef, non abbiamo voglia di addirittura di affettare le fette di pane come una persona a caso, vanno bene comunque i crostini, chiedo? Certo, vanno benissimo. Che alla fine comunque il pane, una volta che è tostato, andiamo a fare un crostino. Esatto, quindi. Anche se comunque è consigliabile il pane raffermo, soprattutto quel pane cafone che tanto restituisce quel sapore e che mi sposa con una vellutata di zucca, quella preparata da te quest'oggi. Mi piace il fatto che non si sapeva che la zucca potesse essere poi cotta addirittura in forno. Sì. Beh, questa è una novità per voi pubblico, che potete immediatamente carpire, ed è anche un modo per poter cucinare velocemente, chef, perché noi siamo impegnati, la vita è diventata frenetica, però non vogliamo rinunciare al buon cibo e alla varietà del cibo, per cui questo è un trucchetto per poter mangiare comunque la zucca, farla mangiare ai più piccini in maniera piuttosto rapida e non farsi male con le mani, perché la buccia della zucca è difficile da tagliuzzare, mamma mia, almeno per quanto mi riguarda, non so per voi se sia così. Anche se oramai anche MD offre un personale altamente qualificato che per l'appunto si predispone anche al taglio, no? Della zucca, per cui se chiediamo gentilmente, compriamo una zucca, mi togli la buccia, il personale qualificato lo fa tranquillamente, anzi. Quindi mentre il nostro pane passa in padella, ecco qua, iniziamo a prendere la nostra vellutata ancora calda. E la adagiamo sul fondo del piatto. Esattamente. Come nasce questo piatto per te, chef? Che ricordo hai? Diciamo che la vellutata è un modo simpatico per mangiare le verdure, no? È vero. Poi specialmente quando è vellutata, non a caso, piace sempre. Aspettiamo che il pane si fa croccante, nel frattempo prendiamo sempre un po' di rosmarino. Chef, finito questa puntata, dove vai? Dove ti indirizzerai? Oggi? Sì. Non lo so, avevo pensato di rimanere qua a farvi compagnia, a vedere come continuate il programma. A presentarci le ricette? Sì, magari questa è una buona idea. Anticiperai poi nel post, quando chiuderemo la nostra puntata, le ricette che presenterai la prossima volta. Ho una lista, una sfilza, chef, dobbiamo preparare la genovese, dobbiamo preparare il ragù, dobbiamo preparare le cotolette, dobbiamo preparare ancora tante cose, dobbiamo preparare ancora tanti menù e anche qualche dolce, chef, qualche dolce, sì. Non dimenticare il dolce, perché i dolci piacciono tantissimo al nostro pubblico di mattina live, quindi ecco, mi raccomando. E poi anche a Gianmarco piacciono i dolci, al di là delle telecamere, no? Sì, anche a me da questa richiesta. Quindi non possiamo non esaudire la richiesta di Gianmarco. Chissà quale dolce prepareremo, quindi restate sempre sintonizzati su Canale 8. In questo spazio di Cucinando con MD ritroveremo il nostro chef giovanissimo, young chef Ferdinando Napolitano, che vanta un'esperienza oramai davvero altissima dal mondo appunto anche internazionale, ma appunto da fuori casa, poi ritorna nella nostra città per farci conoscere le sue ricette da vicino. Ha toccato Bordeaux, ha toccato anche gli Stati Uniti, diciamo prima, vero, sì, chef? Sì. Ho girato un po'. Hai girato, poi mi dirai qual è il luogo che più ti è rimasto nel cuore. Lo vuoi sapere ora o alla prossima, diciamo, puntata? Che dici? Vogliamo incuriosire il pubblico? Io direi la prossima puntata, perché magari, ecco, lasciamo l'attesa, capito, di conoscere il luogo che più ti ha incantato e il perché poi ti ha incantato, e se da questo luogo, dall'incanto che oggi ricordi e che diremo la prossima volta, è nato un piatto. Lo scopriremo solo la prossima puntata. Quindi restate sintonizzati alle 13 circa. Chef Ferdinando Napolitano è qui a Mattina Live per raccontarsi, quindi racconti una parte della sua vita, ma per presentare una buonissima ricetta. Non sappiamo se riguarda il salato oppure il dolce, perché le richieste sono arrivate stamattina dritte e chiare. Lo scopriremo solo se appunto rimarrete sintonizzati su Canale 8 qui con noi a Mattina Live, nello spazio di Cucinando con MD. Intanto proseguiamo con la ricetta. Chef, mi sono un po' persa, perché chissà quale sarà questo ricordo, sono curiosa, però non ancora abbiamo detto, non vedo l'ora che venga domani, così magari ci dirai che cosa abbiamo fatto. Abbiamo passato il pane in padella con rosmarino e un po' d'olio, deve diventare croccante così. Croccante, bello dorato. Sì, perché la vellutata appunto è morbida, quindi gli diamo quel senso di croccantezza attraverso il pane. Una volta che il pane si è tostato e diventato bello croccante, sì,
Prendiamo, lo mischiamo con un poco di rosmarino sempre tritato che gli darà quella freschezza alla zucca che è dolce. Io ce l'adagiamo sopra, un filo d'olio e la nostra vellutata è pronta. Belli anche i colori di contrasto, vero chef? Sì. Perché molte volte il piatto, al di là del sapore, vuole comunque l'impatto scenografico della vista. È un'esperienza sensoriale, è un'esperienza per l'appunto esperienziale, perché ci introduce proprio ad avere a che fare con tutti i cinque sensi, vero chef? Esatto, l'occhio vuole la sua parte, è la prima cosa, è la prima, è vero, l'occhio, l'odore che c'è, poi abbiamo il gusto, quello lì, e poi tocchiamo, insomma, tutti e cinque sensi che prendono vita attraverso i piatti del nostro chef Ferdinando Napolitano, qui per voi oggi a Mattina Live. Come si chiama? Vellutata di zucca con crostini croccanti. Prepariamola, lo farò anche io, promesso. Promesso? No, non è vero, sto scherzando. La mangio adesso e poi chi se ne frega, non è vero. Proverò, chef, proverò. Intanto vi aspettiamo sempre qui a Mattina Live, sempre con chef Ferdinando Napolitano. Ci ritroveremo per un'altra gustosa ricetta e ci dirà qual è stato il suo logo preferito e se da lì è nata una preziosa e straordinaria ricetta. Restate sempre con Mattina Live. Grazie, grazie e buona giornata. Ciao, arrivederci. Ciao.